Ciao ragazzi, bentornati anche oggi nella nostra scala della classifica, anche se ormai è finita, ma purtroppo questo mese, ragazzi, il tempo è stato poco, quello di ricarici, ma mi sto rendendo conto che non ho il tempo materiale e fisico per raggiungere la leggenda, perché bisogna giocarci parecchio e purtroppo non posso, però mi diverto, ci si diverte insieme se a voi fa piacere. Io mi diverto, poi mi piace usare dei mazzi un po', ogni tanto cambiare i mazzi, fare un po' di costruito un po' particolare. Spero che vi piaccia. E niente, ora continuiamo la scalata, sempre con il nostro ormai sacrosanto super recluta, perché ho deciso questa stagione di dedicarla a lui. E ribadisco, sono sempre dal 17, sono partito mi sembra, sì, dal 17 fino adesso ho sempre usato lui, mai cambiato mazzo, eh? E via. Proviamo, vediamo come va. Ne facciamo un paio se ci riusciamo. Mi arrivano i messaggi, scusate. Ah, già meglio questo matchup, già meglio. Allora, ragazzi, il meta attuale, beh, si è un po' definito, si può dire, perché il mago ultimamente usa soprattutto il mech, il mech mage, abbastanza agro. Lo sciamano ora sto vedendo pochi midrange e molti control un po' più spinti. E poi la rivelazione di questo meta, ragazzi, è dot boom proprio assoluto. Finalmente, raga, finalmente hanno messo una parola fine a quel maledetto becchino. Perché, ragazzi, quel becchino stava diventando veramente una cosa assurda. Era assurdo. Finalmente lo hanno modificato. Perché sennò. E sicuramente il prossimo sarà dot boom. Sicuramente, però, finché lì c'è. Eccolo qua, un bel Mac. Allora, facciamo così. E ti pareva, e ti pareva. Mamma mia, ce l'ha tutte ragazzi, ce l'ha tutte, ce l'ha tutte. Inizia a prendere un po' troppe botte.
vela in testa. Ne ho preso uno. La vedo male oggi, ragazzi. Questa ci ha fatto un sacco di danni all'inizio. Ora vediamo se riusciamo a reggere il suo turno. Sicuramente ci avrà anche Antonidas. Mamma mia. Non ho tempo per giocare. Vediamo un po'. Speriamo non abbia due pali di fuoco in mano, ma ci avrà anche le lame sicuramente. Eccola là. Arrabbiato, ragazzi, arrabbiatissimo. Speriamo non abbia la chiusura. Ecco chi entra adesso, ragazzi. Vabbè. Ci abbiamo provato, ragazzi, ma ci ha fatto un casino di danni all'inizio. Vabbè. Appunto. Il Mechmage del cavolo. Vabbè. Via. Damone un'altra al volo, dato che questa è durata poco, miseramente. Maledetti. A livello 5, Iagro, ma che cazzo ci state a fare? Mandate a giocare a qualche altra parte, anche perché lui ne vincerà, se gli va bene, ne vincerà una su tre. Ah, sti livelli. E vabbè. È andata male, ragazzi. No, è che purtroppo non mi è data l'eguaglianza. Se mi era data l'eguaglianza riuscivo a spazzare meglio. Invece ho dovuto sprecare Silvana in quel modo. E poi tanto quando riesci a giocare Antonidas che prende una palla, cioè è difficile riuscire a recuperare, è veramente difficile. Oh, si è bloccato? Aspettate ragazzi che... ah ok. Riproviamo. Oh.
Cavolo, è successo. Riproviamo. Scusate, ragazzi, ripiazzo il tutto. Serata affollata, ma di sicuro ti troveremo un posto. Riproviamo. Ok, sembra che ora gli piaccia. Sembra che ora gli piaccia. Sarà mia! Ti batterò con onore. Molto piacere. La morte è il mio pane quotidiano. Qualcuno ancora si ostina ad usarlo. Va bene. Lei ci casca a fagiolo, eh? Lei ci casca molto a fagiolo. Va bene, ottimo così, ragazzi. Bene, ragazzi, ne abbiamo fatte due. Ora vi vorrei parlare un po', come dicevo, del meta. Allora, ho visto che si gioca molto ultimamente il cacciatore, soprattutto in versione da Tarantol col becchino. Ora, certo, non so se magari avendo fatto questo nerf al becchino, sicuramente lo vedremo. Sì, forse lo vedremo sempre. Ma sarà molto più facile levarcelo dalle palle, quello sì. E poi si sì, vedo giocare molto spesso, vabbè, Landlock, il nuovo Demon Lock in versione che poi ce l'ho anche qua, ve lo faccio vedere, che è in versione di Colento. Ne ho visti parecchi. Questo è un ottimo mazzo, ragazzi, l'ho visto giocare un po', mi ci diverto anche a giocarlo, infatti la prossima scalata... perlomeno la parte alta della classifica la faremo con lui, perché è divertente, è molto divertente giocarlo. Poi ho notato un uso, ecco, parecchi paladini non proprio come il mio, ma simili. Vabbè, molti warrior, quelli tanto ci stanno sempre. Ultimamente vedo giocare anche i sciamani, non tanto in versione mid range, ma in versione un po' simile a questa, dove c'è una componente agro e mista componente control, che anche questo non si comporta abbastanza bene. Ve lo farò vedere anche, l'ho già fatto vedere, ma ve lo rifarò vedere in classifica anche alla prossima meta, che non è male. E niente, ragazzi, dopo sì, ci sono i vari druidi. Ultimamente ho notato che giocano di meno il druido, il classico il token, se non sbaglio, sì, il classico token, quello che sfrutta la combinazione forza della natura e ruggito.
E io ad esempio uso il mio classico RAM Control che va un po' modificato leggermente, però si comporta benaccio ed è bello da usare, mi ci diverto anche. Due innerweight, una naturalizzazione perché fa sempre comodo, ragazzi. Ok, regalo carte all'avversario, mi sta bene, però con un mana togli di mezzo carte molto potenti. In certi momenti può far comodo e quindi una la tengo sempre. Due zombie per tenere da bada a bada gli aggro. Due crescite, due ire, un esperto di caccia, due spazzate, due custodi. Una mistica. Allora, la mistica ce la vedevo bene perché spesso, quando ho iniziato a giocarlo, incontravo moltissimi secret mage e anche molti cacciatori. Ultimamente ne vedo un po' di meno. Infatti, stavo pensando di togliere la mistica e magari di mettere il doppio segatronchi. Un curabot. Perché ci sta sempre bene. Due druidi dell'unghia, un Harrison Jones, due sputafango, un forza della natura da usare come removal. Cioè, se lo volete usare come finisher per fare quei 6 danni in più, ma lo uso più che altro come removal. Un sussurro fatuo per andare a potenziare le creature che mi stanno in campo. Una Sylvana, due antichi del sapere, un Dot Boom, un Malorna e un Segatronchi. Allora, si potrebbe fare delle modifiche, e cioè togliere Malorna ad esempio e metterci l'antico della guerra, e magari togliere il sussurro fatuo e mettere il Black Knight. Non lo so, ragazzi, bisognerebbe provarci. Io così mi ci trovo abbastanza bene, non malissimo. Poi volendo un'altra cosa che si potrebbe modificare è togliere un druido dell'unghia per aggiungerci un drago del mana, un dragone di mana. Ci potrebbe star bene. Ci potrebbe star bene, anche perché comunque abbiamo due sputa. Soprattutto se andiamo ad aggiungere l'antico della guerra, si potrebbe benissimo togliere un druido e metterci il drago, perché in modo che mandiamo in combo le spazzate per fare qualche danno in più e le varie spelle. Sono opzioni, bisogna farci delle prove. Adesso vediamo uno di queste volte, voglio forse anche il meta prossimo. Nel control vorrò usare lui e vediamo come migliorarlo. Ah, sono aperti i consigli, se me li volete dare, senza problemi. Ed ecco qua. Poi devo ancora provarlo bene perché l'ho creato da poco. Ed è il sacerdote della ceppa, l'ho chiamato proprio perché ancora non l'ho inquadrato bene. Comunque, vabbè, è un classico sacerdote con alcune carte leggermente diverse. Allora, vai, due circoli, un silence, due parole di potere, due chieriche, due masticatori. Un mastro riduttore per mandarlo in combo se è possibile. Con la cabalista, due parole di morte, un prescelto di Velen per mandarlo in combo con le carte piccole che abbiamo, un cultista oscuro perché ho detto voglio provare a usare solo un cultista, però ci metto un prescelto di Velen per andare a potenziare, un esperto di caccia, un maestro di spade ferito, una foglia d'ombra, un difensore di Argus. Due vestali, due sputafango, una bomba fotonica che ho visto che fa sempre bene il suo lavoro. Due cabaliste. Allora, stavo pensando al posto di una cabalista, magari metterci Black Knight. Bisogna vedere. Forse ci potrebbe star bene. Una Sylvana, un Dot Boom, che finché non lo nerferanno sempre, ragazzi, mazzi control, Dot Boom per forza. Poi ero indeciso. Tra Ragnaros assolutamente, un Mieti Nemici per tenere pulito il board e vabbè, controllo mentale assolutamente, però il Mieti Nemici non so se mettere il Mieti Nemici oppure metterci qualcosa. Allora, perché sostanzialmente non ho Sel'jin, non ho voglia di crearlo, perché non c'ho voglia adesso di crearlo. E quindi al posto di Sel'jin ho pensato, mettiamoci il Mieti Nemici. Forse ci può stare bene qualche altra leggendaria, sicuramente, magari
Magari. Magari anche un Trogzor potrebbe starci bene, costerebbe anche un po' di meno. Potrebbe starci bene il Trogzor. Un Barone Geddon. Forse ci potrebbe stare molto bene anche il Segatronchi. Segatronchi ci potrebbe stare molto bene. Segatronchi potrebbe starci bene. Allora, faremo una prova con i miei nemici più avanti. Ma il Segatronchi potrebbe avere la meglio. Potrebbe avere la meglio. La Cabalista, aspettiamo. Perché sicuramente il Black Knight potrebbe starci meglio. O un Cairn. O un Cairn o un Black Knight. Poi vediamo, poi vediamo. Poi vediamo. Comunque, ecco, bisogna un po' provarle, che ancora non l'ho provato bene. Quindi le modifiche da fare potrebbero essere tante. Staremo a vedere, staremo a vedere. Anche perché stavo notando. Stavo notando che forse. Allora, ho preferito la bomba fotonica al posto dell'onda di fuoco, no, aspetta, come si chiama? Dell'Olinova, al posto dell'Olinova, che aspettate, come si chiamava? L'Olinova, esplosione sacra. Al posto dell'esplosione sacra ho detto mettiamo la bomba fotonica, perché almeno fa meglio il suo lavoro. È anche vero che la bomba fotonica ti va in combo anche con la vista, con la chierica. Non lo so, ragazzi, tocca provarci. Tocca provarci perché tanto se non lo proviamo non lo sappiamo. Quindi proviamo così. Ci si possono fare tante, cioè le modifiche sono tante da fare. Vediamo come si comporta lui così e poi analizziamo se è il caso di modificarlo oppure no. E niente ragazzi, ecco il meta è un po' questo. Ultimamente si vede. Maghi del cavolo, i soliti cacciatori del cavolo che più li nerfano e più tanto li giocano. Beati loro. Non hanno capito che forse è il caso di nerfare il potere, perché fare 2 danni, 2 di mana fissi ogni turno, forse è un po' troppo, forse è un po' troppo, però vabbè. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, adesso se ce la faccio domani faremo un'altra classificata, così chiudiamo con il Super Rec, cioè no, chiudiamo, lo useremo sempre, però chiudiamo la sezione, la stagione con lui. E niente, se il video vi piace mettete un bel mi piace e ci vediamo per la prossima volta. Ciao ragazzi!